bel premio, in un bel posto, in una bella parte d'Italia, con della gente attaccata al territorio, attaccata al proprio lavoro. Sono molto contento, poi quando si riceve un premio è sempre un onore, poi se si riceve un tartufo è un doppio piacere. Luca Cordero di Montezemolo incassa così questo prestigioso premio come espressione massima del mondo imprenditoriale italiano. La lunghissima carriera manageriale di Montezemolo è iniziata a metà degli anni 70, che lo ha visto ricoprire il ruolo di presidente, prima e amministratore delegato, poi della Ferrari dal 91 al 2006, vincendo nel 2000, dopo ben 21 anni, il campionato di Formula 1 con Michael Schumacher, inserito dal Financial Times nella lista dei 50 manager più importanti al mondo. Luca Cordero di Montezemolo attualmente è presidente di Telethon. Ma l'ex ferrarista non è il solo VIP che si è presentato sul palco della centralissima piazza Umberto I. Il manager era in buona compagnia. Dopo Valerio Braschi, l'astro nascente della cucina italiana, è stato ospite la scorsa settimana, un altro chef dal prelibato curriculum è arrivato a Sant'Angelo in Vado, Gianfranco Vissani, cuoco, ristoratore e critico gastronomico, attualmente giurato del programma La Prova del Cuoco su Rai 1. Anche il mondo dello spettacolo era ben rappresentato con Maria Grazia Cucinotta, la sempreverde Pamela Prati e poi il comico romano Stefano Masciarelli, che si è prodotto in fulminanti battute, e la signora della TV nazionale Milly Carlucci, che ha strappato al presidente Montezemolo una prossima partecipazione a Ballando con le Stelle. Insomma, un'altra indimenticabile giornata per la cittadina vadese. È un appuntamento sentito che ci rende orgogliosi e ci permette di raccontarci anche magari a chi viene per la prima volta a Sant'Angelo, attirati da quei nomi e non ci conosce. Vi aspettiamo a questo punto per il prossimo weekend, il quarto weekend, quello finale, con la tradizionale fiera dei tartufai e con tantissimi altri appuntamenti come cooking show, degustazioni di vini o letture.